5 minuti più lunghi della storia, eh? Mezz'ora. Scusami. Per parcheggiare, cos'è, guidi in freccia rossa? Scusami, veramente c'era tantissimo traffico. Valentina Lodovini, che sfide, che viaggio è stato interpretare questa donna che a 40 anni si ritrova prima ad accettare una serie di imposizioni sentimentali e sociali e lavorative e che poi a un certo punto decide appunto di cambiare tutto? Molto, molto liberatorio come viaggio, un viaggio liberatorio e anche interessante perché è molto verosimile, no? È una storia raccontata che però è veramente tanto, tanto verosimile, per cui è un qualcosa che conosciamo e chiunque conosce. Donne e uomini, secondo me, cioè non è un film solo per donne o per donne insicure, no, è un film per un'opportunità per chi in qualche modo lotta contro se stesso, no? Cioè per chi in qualche modo affronta un viaggio dentro sé e fa un po' fatica a essere da come lo vogliono gli altri, da come lo vedono gli altri, a scoprire chi è, che vuole, di che cosa ha bisogno. Quindi interessante, obiettivamente molto interessante come percorso e come viaggio. Un'opportunità. Se tu vuoi che io smetto di lavorare per andare a rispondere al tecnico di internet, a quelli che vendono gli aspirapolvere, testimoni di Geova, io lo faccio. È questo quello che vuoi? Dillo. E io lascio tutto. Basta. Finito. Lascio tutto. No, il ruolo non è stato scritto su di te, ma dice il regista Guido Chiesa che poi quando tu lo hai preso, lo hai trasformato e ci hai messo molto di te stessa. Che cosa ci hai messo di te? Ci sono alcune cose simili che mi sono capitate nella vita. Sicuramente il cibo ha anche questa parte di attaccamento emotivo, no? Per molti di noi, forse per la maggioranza. Nel bene o nel male, quando ce lo togliamo, quando ce ne diamo in eccesso, e questo attaccamento emotivo col cibo ce l'ho pure io, non è solo sempre golosità e piacere. E poi ci sono anche altre cose, no? Capita spesso di essere, tra virgolette, anche sminuite, se vogliamo. E anche in quanto donna, prima in conferenza raccontavo questa cosa di cui non mi lamento, nel senso che poi io mi rendo conto di essere una privilegiata, ma comunque è indubbio che è così. Se un'attrice donna fa un'osservazione, è una capricciosa, per non dire una parolaccia, ok? Se lo fa un collega maschio, diventa un uomo, comunque un attore con una gran personalità. Ma adesso io lo riporto al mio lavoro perché ovviamente è un qualcosa di quotidiano che conosco, ma è così dappertutto, lo sappiamo, no? Anche le statistiche lavorative, cioè la donna è meno della metà della forza lavoro, eppure siamo più del 50% noi donne votanti, tra l'altro, nel mondo. Sicché insomma alcune cose sono, non è per stare a fare prediche o denunce o le femmine sono buone e i maschi sono cattivi, perché non è assolutamente questo, non lo è nel film, non è il mio pensiero da donna. Però indubbiamente ci sono cose che conosco ed era molto bello, per me era comunque una denuncia, era molto bello raccontarle, per quanto con un tono leggero, con un tono lieve, no? Con un tono garbato, molto garbato, però diventano una denuncia che la mia sensibilità ero felicissima di poterlo buttare fuori in qualche modo. La battuta, ci è capitato a tutte, che dici una cosa in un tono diverso o semplicemente l'opinione è diversa e ti dicono c'è il ciclo oggi, quella io me la sono sentita dire per una miriade di volte e non è corretto. Non parlare dell'apprendimento delle forme generose che diventano, in cui appunto i seni prendono vita e diventano, hanno una personalità pari a quella della donna di cui fanno parte, no? Quella la gag. Mia, ad esempio. Il personaggio del falegname c'era. Ma la battuta buongiorno a tutte e due è una cosa che ho suggerito io perché mi è successo più volte. Conosci la Ludo? La Ludo. Modella? Molto di più. È un influencer. Il film affronta anche questo scontro generazionale tra due filosofie di lavoro diverse. C'è questa influencer che viene chiamata a gestire il marketing, una ragazza molto giovane, e c'è uno scontro tra, appunto, che in parte è generazionale, in parte è di filosofie del lavoro, però in parte ancora ci racconta di donne che sono anche in quel caso un po' racchiuse in uno stereotipo che serve loro per entrare nel mercato del lavoro. Questo mi piace, cioè il fatto che ci sia una sfumatura anche nel trattamento
di quella che è una piccola antagonista della nostra protagonista, ma che però viene guardata anche alla fine specialmente con empatia, con partecipazione. Certo. C'è anche la fobia del femminile, perché la fobia del femminile per me, cioè, non è solo tra uomo e donna, è anche tra donne e donne. Quindi comunque mette, a mio avviso, no, il film tra le righe, ma mette in risalto anche questo, in qualche modo fobia tra le donne, bisognerebbe smetterla di giudicarsi prima di tutto fra di noi e soprattutto per il nostro aspetto esteriore. Perché poi in qualche modo sia Giulia che la Ludo si all'inizio si giudicano per come sono proprio vestite, no? E poi dopo c'è, sì, questo scontro tra una ventenne e quarantenne, se, no? Ma come in tutte le cose, sarebbe bello ci fosse l'incontro. Perché io credo che i giovani sono il futuro, e questo ok, lo è sempre stato e lo è, ma stanno facendo qualcosa di molto importante, perché comunque adesso, al di là della penalizzazione che hanno subito durante il Covid, che è un altro argomento ancora, comunque l'attenzione sul problema sul riscaldamento globale, ad esempio, perché a me non piace chiamarlo cambiamento climatico, il suo nome è sul riscaldamento globale, sono i giovani che la stanno portando a galla, che la urlano, che la denunciano. Ciò che è stato scatenato dalle manifestazioni dopo l'uccisione di George Floyd, adesso proprio, per esempio, comunque lo dobbiamo ai giovani, dobbiamo essergli grati, perché forse la mia generazione da questo punto di vista è stata un po' più, forse, vigliacca, non lo so. Però non sono scesi in campo, i giovani stanno scendendo in campo, è magnifico, no? Magari loro da noi dovrebbero, che ne so, innanzitutto dovrebbero avere più rispetto, perché forse questo è un po' la mancanza di rispetto, anche semplicemente perché è più grande di te, questo un po' io la respiro. Sarebbe fondamentale trovare un incontro, ma come sempre, secondo me, e come ovunque, no? Consapevoli ognuno dei propri ruoli e di conseguenza delle proprietà, anche delle proprie epoche e tutto il resto. Io mi ammazzo. E dai, Raf. Dai, papà, andiamo su. Invece di fare altre figure di merda, andiamo. Poi dici che uno si fa le canne. Tu hai accumulato molte esperienze professionali. E qual è stato il momento, se c'è stato nella tua vita, in cui hai deciso che era l'ora di cambiare, se non tutto, ma almeno molto? Io ho un rapporto col cambiamento particolare, perché da quando sono bambina sono molto consapevole che fa parte della vita, che l'unica certezza sono i legami, e sicché sono una che cambia continuo, cioè proprio vado alla ricerca del cambio interiore, umorale, di personalità, di look. Alla fine anche la mia carriera lo dice, perché le scelte che ho fatto sono tutte diverse, nel bene o nel male, ma il mio curriculum è pieno di roba, no? Perché penso che sia importante un valore, la curiosità, la scoperta, il mettersi in discussione, le sfide, il conoscere. Tutto ciò che non conosci, comunque cresci, conoscere per crescere, questo è uno dei miei tanti mantra, sicché io ho un rapporto molto sereno, in realtà è ciò che cerco, il movimento fondamentalmente, provo a vedere tutto come un'opportunità sempre, anche questa di oggi, nel senso il film che uscirà, ad esempio, no, doveva uscire il 5 marzo al cinema, uscirà il 18 giugno su Amazon, e comunque per non morire si sta trasformando, un po' come Giulia per sopravvivere, alla fine, no, si trasforma, si evolve, lo fa il nostro film adesso, lo faremo tutti, il Covid ci costringe ad adeguarci, però ci ha messo in ginocchio ed è un qualcosa di estremamente serio, insomma, ed importante, difficile da tanti punti di vista, ma c'è anche il lato dell'opportunità, secondo me. Crisi e cambiamento, e questo